circonda questa bellezza storica, il castello della Leonessa a Montemiletto, grande appuntamento per l'assalto. Avremo l'assedio, poi la riconquista da parte di Alceso di Tocco e quindi ripercorremo i fasti del Medioevo, del 1419, dove lui riconquista il feudo a discapito dei Caracciolo che se n'erano, diciamo, impossessato in malo modo. C'è la possibilità anche di visitare il borgo di Montemiletto, il castello che è aperto, visite guidate, il museo, quindi davvero immergersi nella storia. Sì, abbiamo avuto la fortuna, diciamo un importante impegno da parte dell'amministrazione comunale che ringraziamo, che ci ha dato la possibilità e, aggiungendo orari agli orari di apertura del museo che è stato inaugurato a questo fine luglio. Ovviamente tutti questi piccoli dettagli e queste piccole cose messe insieme cercano, diciamo, conditi soprattutto con la tipica ospitalità montemilettese di cui ne vado fierissimo, dei miei concittadini, facendo così cerchiamo di mettere insieme un appuntamento imperdibile per l'Ippinia e la Campania, diciamo, dai.